Innanzitutto, la Sampdoria è una squadra che sta molto bene fisicamente. Ha fatto un grande risultato a Torino contro la Juventus perché vincere una partita in inferiorità numerica a Torino contro la Juventus non è assolutamente semplice. Già anche sullo 0-0 ha avuto 2-3 situazioni favorevoli. Hanno due giocatori davanti che sono molto bravi, sono molto veloci, sono ben organizzati. Hanno di dietro con Palombo hanno acquistato anche molta più tecnica e quindi hanno molto più palleggio da dietro. Sarà una partita molto molto difficile per noi, innanzitutto perché abbiamo 120 minuti sulle gambe. È vero che rientrerà qualcuno di quelli che erano fuori e quindi magari un po' di forze fresche le dobbiamo mettere dentro. Però sicuramente troveremo un ambiente molto carico dalla vittoria di domenica scorsa. Credo che quella di mercoledì sia stato un altro passettino avanti della squadra che sta facendo sul piano del gioco, sul piano della velocità di passaggio. Stiamo anche discretamente bene fisicamente, quindi questo è un altro vantaggio che in questo momento la squadra ha. È normale che partita dopo partita i giocatori crescono in autostima. Questo ho risposto già l'ultima volta, guardiamo noi stessi, ci concentriamo su noi stessi e guardiamo la giornata. Allora, da giorno a giorno cercare di migliorare, cercare di dare il massimo, dopo si vedrà. Vabbè, io non li cerco da domani, io li ho cercato dalla prima giornata, poi non sempre tutto ci riesce. No, penso, sono sicuro che Claudio, ad una precisa domanda ha risposto, a livello sempre sportivo, a livello calcistico. Ha parlato di, tra virgolette, antipatia sportiva, antipatia calcistica, e quando si affrontano così come sono convinto che quando il Napoli affronta la Juventus ci mette sempre qualcosa di più a livello calcistico, perché comunque il Napoli è entrata di diritto tra le grandi e come c'è quella rivalità, quell'antipatia calcistica tra noi, il Milan e l'Inter, adesso c'è anche con il Napoli. Quindi io penso che da questo punto di vista il Napoli Calcio, Napoli Città deve essere orgogliosa del fatto che sia entrata nel novero delle grandi e di essere diventata antipatica a livello sportivo. Pensare che Palermo sia una partita più abbordabile. Abbiamo visto col Bologna cosa è successo, quindi sono queste le partite da non sbagliare, da far vedere che siamo veramente una squadra antipatica. Quindi vuol dire che il Napoli è rispettato, è considerato. In questo modo chi è simpatico vuol dire che non viene considerato da nessuno.